bentornati sul canale. Oggi un video un po' particolare, un po' misto tra acquisti e regali ricevuti, diciamo, in questo ultimissimo periodo. Io cerco sempre di fare video haul quanto più, non dico vicini possibili, perché mi piace acquistare, quindi acquisto molto, ma appunto per non accumulare tanta roba e quindi tenere accantonate tante cose e non poi poterle utilizzare e sistemare. Allora, non so se riuscite a vedere il retro che ho qui sulle spalle, ma è cambiato qualcosina, penso che riusciate a vedere. Ho acquistato, appunto, come parlando di acquisti, la cassettiera Malm, quella che ha lo specchio che si solleva, quindi diciamo la toeletta, nella parte dove vengono riposti i gioielli, due cassettini piccoli e poi quattro cassettini più grandi. Ero andata all'IKEA con l'intenzione di acquistare la Alex, la cassettiera quella bassa con i cassetti lunghi, che credo sia a 6 cassetti, forse, non ricordo. Comunque quella bassa con le rotelle, per intenderci, quella larga, non quella stretta. Però poi, siccome anche quella era un mio pensiero da un po' di tempo, mio marito ha detto prendi quella perché alla fine è molto più bella, anche esteticamente più bella, e mi sono lasciata convincere, anche se avrei anche potuto prendere un'altra Alex da accostare così a fianco, però alla fine che mi importa, cioè la stanza è la mia, le cose devono piacere a me, e quindi di conseguenza mi piace anche questo tipo di accostamento. Ho spostato, diciamo, lo scaffale lì, la mensola quella lunga e l'altra cassettiera, quindi ho sistemato un po' le cosine. Prima o poi vi farò un room tour aggiornato e mi sto organizzando, e ve lo prometto che prestissimissimo farò anche il video sulla mia make up collection, che in tante mi avete chiesto. Vi prometto che appena ho 2 minuti davvero di tempo la farò, perché mi piace farla, la farò anche in modo carino, quindi mi farò aiutare poi per il montaggio un po' da mio figlio, e quindi devo necessariamente avere un pochettino di tempo da dedicare, perché farlo in modo così grossolano non avrebbe senso. Comunque, oltre appunto all'acquisto della Malm, vi faccio vedere cosa ho acquistato nell'ultimo periodo. Allora, velocissimamente, anche per quanto riguarda in senso proprio cronologico, ho acquistato altri due stilo labbra, quindi matte lipstick della collezione Less is Better, quella della Kiko. Appunto sono le collezioni in edizioni limitate fatte con degli stilisti, e ho visto anche che ne è uscita un'altra sempre in edizione limitata che ho già ordinato e che mi arriverà penso subito dopo Pasqua, e quindi farò anche lì un video haul per farvi vedere le ultime cose. Comunque vi mostro che cosa ho ordinato. Allora, ho ordinato due lipstick, come dicevo, due lipstick, ho detto bene, nella tonalità 02, che è uguale a quello che io avevo già ordinato nello scorso ordine e che poi indosso anche adesso. Io praticamente questo rossetto lo sto amando, perché guardate, si asciuga sulle labbra, non va via, potete mangiare, potete bere, vi dura tutta la giornata. Io lo sto stra adorando. Allora, siccome è un prodotto in edizione limitata, quindi ho paura che effettivamente poi il colore esca di linea prima appunto di non trovare più, sono corsa ai ripari e ne ho acquistato un altro, e chissà se durante il periodo andrò a acquistarne ancora, giusto per fare scorta. Spero che mettano i saldi su questi prodotti, anche se sono poco convinta di questo, però perché così ne prenderò molti di più. E poi ho acquistato anche la tonalità 03, che è praticamente più sul rosato, questo è più sul marroncino, mentre questo è un po' più sul rosato. Ve lo faccio vedere, ve lo swatcho, ecco qui, guardate, è sempre un nude rosato. Infatti questa collezione appunto è tutto sul nude, è una collezione prettamente nude, anche la palettina che vi mostrai nello scorso haul sulla linea appunto specifica, che vi lascio comunque nelle schede, che potete andare a vedere, e quindi niente, io la sto amando proprio tantissimo e non posso più farne a meno di questo rossetto. Allora, mentre per quanto riguarda la collezione, quella Summer 2.0, ho acquistato un solo prodotto, perché comunque è una collezione abbastanza cara, e quindi per il momento ho voluto acquistare un solo prodotto anche per testare, ed è praticamente il packaging esterno è questo qui, che è una scatolina praticamente un rosa gold,
molto molto bella, vi dico, mi piace perché è molto sobria. All'interno si presenta così con la velina, con l'adesivo sempre rosa gold con il logo di Kiko e il packaging proprio in questo caso del blush è questo qui ed è fantastico, di un'eleganza unica, bellissimo, mi piace tantissimo, però purtroppo effettivamente ha un costo elevato che adesso non ricordo più quanto costi. Comunque costa parecchio, ha sempre il classico specchietto all'interno e il colore del blush è questo. Ho preso, diciamo, un colore un po' più sull'aranciato e un po' più sul terra, perché comunque ci avviciniamo alla stagione calda, quindi prenderò colorito appunto e quindi di conseguenza andrò a utilizzare questi colori. Anche se io, la verità, sono sincera, non voglio nascondermi, voglio essere ipocrita, li acquisto più per collezione. È vero che è uno spreco e un peccato buttare soldi per il make-up, perché c'è tanta gente che magari non può permettersi e preferirebbe acquistare altro, però ragazzi, come voi sapete, io lavoro. Non ho vizi, nel senso che non fumo, non bevo, cioè non ho quei vizi particolari che uno acquista il pacchetto delle sigarette di 5 euro. Io quei soldi, 5 euro al giorno, non li spendo, li accumulo un po' lavorando. Non tolgo nulla ai miei figli, alla mia famiglia, perché ringraziando il Signore, mio marito anche lavora e ci fa vivere in modo molto egregio. E poi diciamo che io con una parte dei miei soldi mi tolgo qualche sfizio e acquisto make-up. E quindi per non prolungarmi vi mostro appunto i colori, guardate, questa è la parte più pescata, questa è la parte più diciamo bronzata, bellissimo, mi piace tanto. E questo, forse quello rosa è un po' più chiaro e quindi funge forse un po' più da... sono belli sì, entrambi, sia usati singolarmente che magari miscelati. Infatti, miscelato è bellissimo, sono shimmer, quindi bellissimi appunto anche per la stagione estiva, sopra l'abbronzatura anche di sera. A me piace tantissimo lo shimmer, quindi io ci vado praticamente a nozze. E questo per quanto riguarda la Kiko con, diciamo, i nuovi prodotti. Poi vi mostro, anche se non in ordine cronologico, perché verrebbero altri prodotti prima, però voglio mostrarvi questi che sono sempre Kiko. E sono praticamente dei prodotti che ho acquistato per quanto riguarda le offerte. Mi è arrivata una mail dove c'erano delle offerte e quindi ne ho voluto approfittare. Acquistando, mi sembra... 4, 3, 5, non ricordo più, prodotti della linea, quella Campus Idol, gli Urban Swim Lip Gloss, praticamente se ne aveva forse uno in omaggio, adesso non ricordo, comunque li ho pagati veramente pochissimo e ho preso tutti e sei i colori, dal numero 1 al numero 06, ve li mostro velocissimamente. Così vi faccio vedere, il primo è questo ed è ecco qui, Soft Hydrangea, che è questo su un corallo, vediamo se riesco a sbocciarveli, ed è infatti un rosa corallo molto chiaro, appunto essendo un lip gloss, è chiaro, quindi comunque va benissimo anche per l'estate, per non appesantire troppo, alla fine in modo molto molto veloce. Poi per quanto riguarda, questo è lo 02 che è il Vibrant Camellia, lo 02, e quindi è un rosa un po' più è più rosato, quindi più un rosa camellia, vedete, l'altro è più un corallo mentre questo è più rosato. Poi lo 03 è il Glamour Magnolia, che è quest'altro qui un po' più fucsia, ecco qui, questo. Poi lo 04 è il Chic Geranium, quindi tutti i colori comunque di fiori, questo è ancora più fucsia dell'altro, infatti quello era più effettivamente, questo è ancora più fucsia. Quello era un po' più fucsia con una punta un po' più di rosso all'interno, mentre questo è un po' con una punta più appunto fucsia vero e proprio. Poi lo 05 è il Dainty Tulip, quindi è un rosa, ecco
i colori poi alla fine sono davvero rosa tipo tulipano, quindi è proprio questo rosa qui che è tipo un rosa shocking. E lui, Fairy Poppy, che è questo qui, che è appunto un rosso, e vi mostro l'ultimo swatch, che è questo. Sono dei gloss a matitoni davvero molto carini, alla fine per il prezzo che hanno va bene anche averli acquistati, quindi per me va bene così. Poi ho acquistato il Color Red Balm, che non so di quale collezione sia, comunque ho preso praticamente lo 01 Coconut, che sono dei lip balm al profumo di... ecco, guardate che bello il packaging, bellissimo. Il Color Red Balm, appunto, è un lip balm profumato, quindi questo è al profumo di cocco. Vedete che bello, è appunto neutro, non credo che faccia della scrivenza, no, appunto è un lip balm leggermente pearlescente proprio sul color carne, appunto per lucidare, dare brillantezza e morbidezza, poi è profumo di cocco, fantastico, ma poi era il packaging che mi ha fatto impazzire, quindi l'ho acquistato. Quindi questi sono gli ultimi acquisti fatti da Kiko. Poi, per quanto riguarda i regali, che vi parlavo all'inizio del video, sono dei regali che ho ricevuto da mio figlio che è stato a Roma. Si è fatto così 4 giorni, una vacanzina con gli amici perché è stato a Romix, e quindi mi ha portato dei pensierini da Roma. La prima cosa carinissima che mi ha portato è questa calamitina qui, vedete qui la calamita, di questa mascherina rosa con queste piumette. Io adoro tutte queste cose così, poi le maschere, diciamo, veneziane, diciamo in questo modo, mi fanno impazzire, ma poi questa è bellissima rosa, l'ho già messa qui nella mia stanza e che ve lo dico a fare, la amo tantissimo. Regalo, diciamo, tra virgolette, più importante è quello che dicevo, la palettina ha questa forma di piramide, quindi questo triangolino con la scritta Just for You e con tutti gli ombrettini all'interno, appunto 9, che sono tutti ombrettini sia matte che shimmer nelle tonalità abbastanza nude, abbastanza calde. E quindi bellissimo regalo, fantastico. Avevo chiesto a mio figlio se riusciva a ottenere il regalo del compleanno, quello mio di novembre, perché non avendo un punto vendita appunto in città, mi devo sempre ridurre ad andare in qualche città così fuori Taranto. Però siccome il tempo era abbastanza che era passato, quindi non gliel'hanno dato. Ma ha ricevuto così un campioncino di crema Re Nutriv dell'Estée Lauder praticamente. E ci sono due campioncini di crema all'interno che credo sia questo è un energizzante, quindi un siero che va unito appunto alla crema. Sì, diciamo no, è una crema contorno occhi. Ah no, dice viso e crema contorno occhi. Avevo pensato bene, quindi un energizzante occhi e viso. E niente, questi sono i regali. Poi una cosa carinissima che lui ha acquistato per lui, diciamo per noi, perché poi ce l'ha fatto assaggiare. Però io l'ho costretto a darmi la bottiglia perché la amo. È questa bottiglia di questo tè Original Green Tea with Honey. Quindi è un tè alla vaniglia, o se non ricordo male, dovrebbe essere vaniglia, qualcosa del genere. È in America Company a Arizona, vabbè, la marca praticamente. Penso che l'abbiate vista anche da qualche altra YouTuber sicuramente, perché queste bottiglie fanno veramente molta molta scena. E infatti me la sono fatta ormai vuota, me la sono fatta regalare e l'ho messa qui nella mia camera. Allora, care ragazze, il video haul regaliccio, non so come vogliamo chiamarlo, termina qui. Io vi aspetto sempre alla prossima. Mi raccomando, spolliciate. Vi do un mega mega bacio, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao a tutti!